colma sulla nazionale del sabato e 1500 della domenica. Ecco le partite. Che difende il titolo. Allora, Kuzma difende il titolo, c'è un lotto comunque di avversari e di tutto rispetto, certamente la Kuzma è accreditata di un 4-16-78 che certamente la mette obbligatoriamente tra le favorite, ma attenzione anche ad Angela Rinicella, un buon 4-20-40, Eleonora Berlanda 4-20-43, quindi comunque atlete che possono sicuramente dire la loro in questa gara, senza contare Maria Vittoria Fontanesi 4-16-69, quella che è più andata vicino, anzi ha ottenuto il tempo migliore fino a questo momento nel lotto delle partecipanti, quindi gara comunque sicuramente aperta. Eh sì, una gara finale diretta, sono ben 15 le atlete, dunque numerose. Elisa Kuzma ora in quarta posizione e Judith Varga che passa per prima. È un'atleta molto importante questa Varga, è capace di tempi di rilievo, ora siamo ai primi 400 metri, devo saper controllare la gara, gestirla, perché qui non conta il tempo ma conta il titolo, la vittoria, la maglia tricolore, 1:08:86 il passaggio al primo giro ai 400 metri. Sta tirando la Varga, come vedete continua ad essere al comando del plotone che si è già sgranato, tutte le atlete sono in coda, la Piccione rimane al terzo posto. Al quarto posto, scusate. La Varga quest'anno ha corso in 4:21:99, abbiamo visto già anche in Coppa Italia Firenze Maria Vittoria Fontanesi come la migliore, 4:16, di poco meglio di Elisa Kuzma e poi Valentina Costanza, lunga fila. Dunque bisogna lasciare passare sempre Varga che fa l'andatura. Adesso la Fontanesi sta cercando di avvicinarsi per prendere la testa, ha due giri ancora da percorrere, 800 metri che decideranno la gara con la Varga ancora in testa. Sì, saremo proprio agli 800 metri al termine di questa curva come riferimento cronometrico, però i ritmi non sono proibitivi, le atlete sono ancora tutte lì, le prime, seppur in linea, siamo a 2:18:11, un secondo giro più lento del primo, un 1:08 è seguito un 1:10. E la Varga infatti continua a tirare apparentemente senza eccessiva fatica, ma ora vediamo che cominciano i giochi alle sue spalle con la Kuzma Piccione che è salita al terzo posto. Sì, ha dimostrato di essere veloce negli 800 metri, dunque capace di volate lunghe. Elisa Kuzma però è costretta a correre all'esterno, l'anno scorso aveva vinto in 4:09:93 davanti a Elena Romagnolo, Margherita Magnani e a Maria Fontanesi. Kuzma e Fontanesi alle spalle della Varga e per fare attenzione proprio la Fontanesi che rappresenta il numero uno, 500 rallentano metri alla fine Kuzma. Ed ecco le passate in testa ora. Kuzma è sempre all'esterno, deve stare più all'interno o andare davanti o rimanere dietro. Ultimo giro Kuzma e Fontanesi, mentre Berlanda è al terzo posto, vedremo se riuscirà a non rimanere staccata dalle due che stanno aumentando l'andatura. E adesso i 1200 metri, sono qui 1500, Varga è rimasta ormai dietro, sempre all'esterno Elisa Kuzma, non è da fare. Sta cercando ora di passare, ecco. Ecco, e lo fa sul rettilineo proprio per non affrontare l'ultima curva. Ecco, va via in progressione, questa è Elisa Kuzma che ci piace, quella che vogliamo vedere, deve guadagnare centimetri, si volta, non è sicura. Sì, però sta allungando a vista d'occhio sulla Fontanesi che non riesce assolutamente a tenere il passo, grande sprint lanciato già a 350 metri dall'arrivo dalla Kuzma, che quindi va ad allungare con tranquillità verso la vittoria, verso il suo titolo italiano. Ultimo rettilineo per la Kuzma, non si volta più, adesso è decisamente più sicura. Sì, ha dato ancora un'occhiata. È stata una bella progressione, incrementa ancora, vuole un cronometro. Spinge fino alla fine, chiude in 4:13:40 ufficioso. Miglior tempo della stagione e certamente va a prendersi questo titolo, tanto per dire, sorridente. Intanto alle sue spalle Giulia Alessandra Viola è probabilmente riuscita a soffiare il secondo posto alla Fontanesi che nel finale aveva speso troppo. Allora Elisa Kuzma conferma il titolo dell'anno scorso, l'atleta di Claudio Bizzardi, la emiliana, è il suo secondo titolo nei 1500, in precedenza c'erano stati i titoli di Elena Romagnolo, di Maria Stessa Fontanese 2008, Silvio Weissteiner, Eleonora Berlanda, ed ecco
Kusma, in una stagione per lei un po' difficile, dopo così alcuni problemi nella stagione invernale e l'hanno passato qualche gara in meno e per cercare posizioni diverse dagli 800 ai 1500. Elisa Kusma è al microfono di Elisabetta Caporale, quindi possiamo già sentire le sue prime parole da campionessa d'Italia. Esatto, Elisa Kusma, ho visto questo bel sorriso e dopo una stagione per te difficile fa piacere rivederti in questo stato di forma, anche perché adesso non ti è bastato il titolo, cercavi anche di fare un buon tempo. Sì, guarda, speravo che qualcuno andasse a tirare e speravo anche insomma che il ritmo non fosse lentissimo. È andata così, quindi sono contenta, anche se è una stagione un po' così così, piano piano sto recuperando. Quali sono stati i momenti più difficili e come, grazie a cosa li hai superati? Ma il momento più difficile è stato quando sono stata ferma, che purtroppo sono stata ferma quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, e poi piano piano il momento più difficile è quando stai ferma, che vedi che gli altri possono e tu non puoi, quindi vabbè. Va bene così, dai, fare 2 gare qui. No, faccio solo questo. Solo questo, vabbè, però ci possiamo essere soddisfatti, credo. Sì, ciao. Complimenti anche a...